ancora un attimo di pazienza e poi arriviamo. È il nostro ambasciatore a Venezia, Giovanni De Rustichi, Massimo Sala, Giovanni d'Este. Lui è il nostro ambasciatore a Venezia. Uno dei Bacari è un'istituzione storica. È il Bacaro. Stai esagerando. Sto dicendo solo la verità. L'azienda più antica del Coglio, quindi l'anno prossimo faremo i 150 anni, quindi potremo... Diciamo tutto, perché già la solicità, diciamo, di questa azienda ci dà già un abbrevio buono. Innanzitutto questa è un'azienda storica del Coglio e comunque ha fatto conoscere anche il vino italiano di qualità nel mondo, quindi è uno dei nostri ambasciatori italiani, è l'ambasciatore. E quindi volevo dire anche un'altra cosa. Oggi posso dire che l'azienda Villa Russitz è stata la prima azienda in Coglio a portare il Sauvignon, quindi il nostro fondatore ha portato il vino, ha portato la prima barbatella di Sauvignon in Friuli. Una tanta storia, poca roba. Però siamo fieri, è il nostro ambasciatore porterà sempre questo e noi come azienda siamo fieri di questa nostra cosa. Cos'altro aggiungere, Emanuele? È una cosa importante, bisogna sottolinearla, perché in Italia sono due le zone d'elezione, in particolare una, il Coglio, dove vengono prodotti i migliori sauvignoni italiani, quindi non a caso era giusto rivendicare anche questa storia. Io volevo chiedere un'altra cosa, che insomma qui siamo ad un evento organizzato appunto da Movimento Turismo del Vino. Voi che avete uno storico così importante, più che mai voi potete dare una testimonianza, secondo me, su quanto è importante per un territorio, per il turismo di un territorio, e il vino come veicolo. È stato così nella vostra zona? Cioè, noi l'ambasciatore del nostro prodotto è il territorio. Il territorio ha portato la possibilità di portare in tutta Italia il nostro prodotto. Quindi noi siamo fieri di questo e porteremo sempre avanti. Devo dire anche una cosa, la nostra azienda vive non di lucro, vive dei nostri bambini. Noi abbiamo 18 bambini in casa famiglia e abbiamo questo progetto e questa cosa che ci porta e ci rende fieri, e noi viviamo per loro. Questa è la cosa che forse voi non sapete, però queste parole mi sembrano già una cosa che va oltre, no? Come si dice, il commercio, no? Io sono emozionato, però lo dico volentieri, perché noi viviamo per questo. La nostra azienda non ha scopo di lucro, noi siamo una fondazione e viviamo per questo. Viviamo per i nostri bambini e viviamo per, ad esempio, vedete lui è uno delle enoteche più importanti di Venezia. Oggi è qua con noi perché ha sposato il nostro progetto, vero Giovanni? Assolutamente sì. Si parlava un po' del progetto vostro, della fondazione. Come si fa a non aiutare i bambini così? Esatto, proprio prima dei 18 bambini. Lei è mai stato lì? E allora la invito a venire. Capisce cosa vuol dire l'impegno di queste persone a fare vino? La invito a conoscere il loro enologo, che è un ragazzo che ha 30 anni. Geniale come il cognome, Giovanni Genio. Geniale. Ragazzi, questo invito qui non si può non accettare, quindi mettiamo in agenda di venire perché ne vale la pena. Noi siamo emozionati perché noi viviamo un sogno, non vendiamo vino e facciamo vino, noi cerchiamo di rendere felice qualcuno e noi ce la facciamo. Sono emozionato, lo dico con emozione. Io sono responsabile commerciale dell'azienda e vivo questo sogno e ringrazio Dio di avermi dato questa possibilità
di vivere questo sogno con loro. È la verità. Piace proprio concludere con queste parole, con queste emozioni che arrivano dal cuore e che effettivamente nessuno può, in meglio di voi, poter trasferire. Villa Russi, un sogno, e questo è. Noi viviamo per i nostri bambini. Ricordiamocelo sempre. Se è quella vecchia, c'è pure la mamma.